Io credo che abbia un significato storico per due motivi questa visita. Un primo perché è venuto il Presidente a suggellare i 70 anni delle quattro giornate, quindi riconoscimento di Napoli, prima città d'Europa che si è liberata dal nazifascismo, è una Napoli che quindi merita un grande rispetto storico. La seconda ragione è perché è venuto nonostante il contesto politico generale di gravissima crisi istituzionale, quindi noi ne saremo grati per sempre al Presidente. Il sindaco Luigi De Magistris commenta così la due giorni partenopea del capo dello Stato Giorgio Napolitano da ieri in città per le iniziative della commemorazione delle quattro giornate di Napoli. Questa mattina a Villa Pignatelli, alla presenza delle istituzioni locali, l'ultimo degli appuntamenti del Presidente della Repubblica nel capoluogo campano in occasione della 14ª giornata europea della cultura ebraica, un appuntamento annuale istituito per far conoscere storia, luoghi e tradizioni degli ebrei e delle loro comunità. E mi ricordo che uno dei primi maggiori monumenti che noi aderimmo, molta gente veniva e diceva: ah, ma qua c'è una comunità ebraica. Non lo sapevano neanche, ed era gente che abitava nel quartiere. La ricorrenza vede quest'anno Napoli città capofila per l'Italia e coincide con i 150 anni di vita della comunità presente sul territorio, che rappresenta oggi la più antica realtà ebraica del meridione. Dal 1864 ci sono anche importanti figure civili che hanno partecipato, sono stati anche sindaci ebrei qui a Napoli, non solo professori universitari, eccetera. Quindi una presenza, diciamo, importante nell'ambito della città di Napoli. Oggi la celebrazione di un anniversario molto importante, cioè i 150 anni dalla nascita della comunità di Napoli, diciamo dalla rinascita, perché in realtà la presenza degli ebrei a Napoli prima della cacciata degli ebrei dalla Spagna e quindi dal Regno del Mezzogiorno era una presenza comunque significativa, però poi c'è stato un silenzio di due secoli e mezzo. Numerose durante il giorno le iniziative organizzate presso la sede della comunità ebraica in via Cappella Vecchia, con dibattiti, mostre, concerti e visite guidate alla sinagoga. Prima di lasciare Napoli, il capo dello Stato risponde alle domande dei cronisti sulla crisi di governo in atto. La sola strada che ho seguito è stata quella del favorire la formazione di un governo sulla base dei numeri che non avevo determinato io, ma che hanno determinato gli elettori e che rendevano impossibile la formazione di un governo senza il concorso dei due maggiori partiti. Cercherò di vedere quali ci sono le possibilità per il proseguimento di questa legislatura, naturalmente come ho sempre fatto quando c'è stata una crisi.